Allora, visto che gli obiettivi sono ambiziosi e si parla spesso di paure, io penso che la prima paura che noi dovremmo battere è la paura non delle parole ma del praticare il conflitto, perché credo che qualsiasi obiettivo, qualsiasi opzione noi ci troveremo di fronte al fatto del praticare o non praticare il conflitto e non di enunciarlo. E qui vengo ai mesi passati. Io credo che il 21, il 22 ottobre e poi il 4 dicembre ci hanno consegnato una situazione e un quadro d'insieme che è completamente diverso da quello che c'era prima. Sono cambiate molte cose, erano già cominciate a cambiare nei mesi precedenti, però penso che il 21, il 22 e il 4 siano tre numeri da giocarci. Da giocarci perché il 21 c'è stato, lo ricordava, non mi ricordo prima chi, ma c'è stato un vero sciopero, ma un vero sciopero che è partito non semplicemente, non soltanto da questioni e obiettivi sindacali e emergenziali, ma è stato uno sciopero anche e soprattutto politico. E questo erano tanti anni che non si faceva uno sciopero politico e si chiamavano i lavoratori su obiettivi che non erano esclusivamente emergenziali. Credo che questo 21 ottobre, che ce lo dobbiamo segnare insieme a queste altre date, abbia anche rappresentato, e parlo come USB, per noi un salto importante. Non l'abbiamo fatto da soli, ma penso che come organizzazione sindacale abbiamo dato un contributo fortissimo a quelle giornate. E però questa data non è una data a caso, è una data che è inserita in un lavoro che si sta facendo a livello politico-sindacale, al congresso che noi stiamo costruendo e che finirà il 9, 10 e 11 giugno. Un percorso nel quale i contenuti anche dell'introduzione di Giorgio sono vivi e sono reali. Cioè la necessità di politicizzare l'intervento sindacale, l'intervento sociale. Questo è un obiettivo che non è a priori, è un obiettivo che ci viene dato, ci viene consegnato dalla situazione che viviamo, proprio per le cose che si dicevano ultimamente, no? Cioè il lavoratore è restio a lottare sul posto di lavoro e noi lo sappiamo, tutti i giorni ci confrontiamo con questa realtà, poi però lo trovi magari nelle piazze, nelle strade, lo trovi a votare no, no in numero e in quantità e in percentuale molto superiore di quello che ci saremmo aspettati. C'è stato un 22 che forse ogni tanto inventiamoci pure il copyright, perché credo che quel no sociale che oggi, di cui oggi molti si riempiono la bocca è nato là, no? È nato in quei giorni, è nato nella costruzione di quel 22 ottobre. E credo che quel 22 ottobre, anche lì tutto su obiettivi politici, perché si parlava del referendum, si parlava dell'Europa, si parlava dell'euro. Beh, io credo che pure là, l'altro piccolo, cioè è stato costruito il motore principale di quella giornata, è stato Eurostop, non ce lo dimentichiamo. Poi è arrivato il 4 dicembre, proprio come dicevo prima, la gente ha voglia di dire no, la gente ha voglia di protestare. La gente si rende conto però che non esistono gli strumenti, molte volte, gli strumenti non sono adeguati alle necessità. E allora c'è una risposta istintiva, c'è una risposta viscerale, no? Però quella è una risposta politica, non è una risposta così strumentale, è una risposta politica. Sta a noi saperla interpretare, sapere canalizzare le forze e dare poi uno sbocco e degli obiettivi concreti e reali. Credo che il ruolo di Eurostop sia proprio questo, poi se andiamo a sintetizzare. Cioè Eurostop deve essere proprio la speranza e la coscienza
no? Di poter creare un'alternativa a partire dal conflitto e nel conflitto sociale che si sta creando e si cerca di creare, perché solo così si può ricostituire un blocco sociale concreto, reale, che si muove e che opera, e non soltanto un qualcosa di distinto che non riusciamo poi a realizzare. Ecco, io credo che questa necessità dei tre no, no all'euro, no all'Europa, no alla NATO, sia proprio la necessità di costruire un'alternativa. E credo che sia assolutamente importante riuscire a capire come le forze che stanno qui dentro, ma anche quelle che noi speriamo si aggiungeranno, che siano organizzate o meno organizzate, in quella che sarà un fronte, una coalizione. Io non sono affezionato ai nomi, però sicuramente il concetto deve essere questo, non è che cambia molto al di là della storia. Noi dentro questo fronte ci saremo, questa collezione ci saremo, ci stiamo come organizzazioni sindacali, i documenti che sono usciti li condividiamo, chiaramente noi come organizzazione sindacale ci saremo con formule e in maniera diversa da come ci saranno le forze politiche, le forze sociali che operano nel territorio, perché siamo un sindacato, perché siamo un'espressione plurale, no? del mondo del lavoro, e lo vogliamo essere sempre di più. E quindi è chiaro che la nostra partecipazione avrà delle connotazioni diverse naturalmente da quelle delle forze politiche. Però quello che volevo dire è che quando sentivano dei no, poi i no bisogna pure declinarli in sì, no? Declinare che cosa vuol dire, che cosa vogliono dire quei no. E allora io credo che tutto quello che sta dietro al no all'euro e no all'Europa, credo che sia il sì determinato, forte, no? Un sì determinato e forte contro alcune cose. Sì per il welfare, sì per l'integrazione sociale all'interno del paese, sì, lo diceva prima molto bene Maddalena, ha un ruolo importante arrivando anche alle nazionalizzazioni, io direi non solamente, come diceva lui, delle aziende in crisi, ma delle banche, perché se non c'è le banche è difficile fare l'economia di un paese. Questi sono sì importanti, che devono essere l'altra faccia del no all'Europa, che invece ti costringe e ti chiude in una gabbia che è tutt'altro che quello che vogliamo. Un sì, per esempio, e qui sottolineo questo aspetto, alla rivitalizzazione del territorio. Noi oggi viviamo questa emergenza drammatica, no? Del terremoto, le slavine, cioè poi nessuno si interroga su che cosa c'è dietro. Noi tra qualche giorno, verso il 18 febbraio, costruiremo un appuntamento proprio a Teramo, proprio al centro di quel territorio martoriato, lo vogliamo costruire con esperti, ma soprattutto con la gente che sta lì, con le associazioni che vivono quella situazione. E noi crediamo che la salvaguardia del territorio sia al tempo stesso un altro sì. Qui si continua a parlare di 20 miliardi alle banche, ormai lo diciamo tutti, noi vorremmo che quei 20 miliardi, magari 20 miliardi all'anno per 10 anni, siano utilizzati per ricostruire il territorio, che non è solo quello, ma è tutto il territorio, dal dissesto e dall'idrogeologico, dall'incuria, dalla violenza fatta sul territorio, e questi presupposti poi possono voler dire anche lavoro, tanto lavoro, no? Tanto lavoro utile, tanto lavoro sano, tanto lavoro pulito, tanto lavoro buono. Ecco, e tutto questo io credo che, come anche il no alla NATO, deve voler dire qualcosa, perché il no alla NATO è vero che significa l'uscire da una logica, ma l'uscire da una logica di guerra significa costruire la pace, significa ricostituire aziende che non fanno armi,
Ma queste cose sono le cose che noi dobbiamo dire alla gente. Noi dobbiamo partire non solamente dalla teoria, scusatemi, ma dobbiamo partire dalle cose concrete, da come, da quello che possiamo dire, da quello che può capire la gente a cui ci riferiamo, le donne e gli uomini a cui ci riferiamo, perché se non facciamo questo noi facciamo un'operazione anche noi d'élite. E non credo che ce lo possiamo permettere. Noi dobbiamo costruire con diciamo le idee chiare su dove vogliamo arrivare, ma dobbiamo costruire un percorso che sia comprensibile di giorno in giorno, di momento in momento, di situazione in situazione, dalla maggioranza della gente, perché se noi entriamo in sintonia con la gente allora possiamo riuscire a capire e riuscire a cambiare le cose. Se invece procediamo in ordine sparso, se invece procediamo solamente in maniera autoriferita, allora facciamo un errore madornale, come purtroppo ha fatto certa sinistra in questi ultimi decenni, e ha portato allo sfascio e la distruzione anche della speranza del cambiamento. Ecco, io vorrei finire dicendo due cose. Il 25 marzo noi dovremo costruirlo in maniera ampia, la più ampia possibile, senza però ammucchiate, che non prevedono gli stessi obiettivi, perché altrimenti ricostruiamo un momento magari importante, un momento molto partecipato, una grande manifestazione, ma il giorno dopo non sapremo che farci con quella manifestazione. Invece credo che sia importante costruire in modo prioritario gli obiettivi, i target di quella manifestazione, e su quelli confrontarci con il resto del mondo. L'altra cosa, l'accennava qualcuno prima, noi come organizzazione sindacale, come USB all'interno del WFTU, poi parteciperanno probabilmente anche altre organizzazioni sindacali, l'Unicombas si è detto disponibile, vedremo come costruirlo insieme. Il 24, quindi il giorno prima, il 24 vorremmo costruire un incontro pubblico, un'assemblea pubblica con la partecipazione delle organizzazioni, di molte organizzazioni sindacali europee, proprio per confrontarci sugli obiettivi sindacali, sugli obiettivi sociali, ma anche realmente sul ruolo dell'Europa e sul ruolo che il sindacato e le forze sociali devono avere in questo momento. Grazie.